Se volete acquistare crediti, passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile. E con il codice coupon MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Silver, dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi a portare la recensione di Lulic Man of the Match, diventato Mottom grazie al gol rifilato a Napoli in Coppa Italia. Questo giocatore usato da ATS devo dire che mi ha veramente sorpreso, non mi aspettavo assolutamente un giocatore così forte, nonostante le statistiche che non sono fenomenali. Lulic, giocatore bosniaco della Lazio, si presenta con un 80 di overall, che si divide in un 85 in velocità, 74 in tiro, 78 in passaggio, 79 in dribbling, 74 in difesa e 82 in fisico. Questo giocatore a me è piaciuto molto, usato da ATS, e come potete vedere mi ha fatto molti gol, 10 in 6 partite. Partiamo dalla velocità. Velocità che si presenta con un 85 sulla carta e che si divide in un 83 in accelerazione e 86 in scatto. La velocità di Lulic devo dire che è molto buona, soprattutto i primi scatti grazie ai quali riuscirà a seminare i difensori avversari. Inoltre grazie all'83 in accelerazione riuscirà a mantenere una velocità alta e costante. A me capitava spesso di superare difensori veloci come Walker che poi non riuscivano a recuperarlo. Ora passiamo al dribbling. Dribbling che si presenta con un 79 sulla carta ma che si divide in un 79 in dribbling, 79 in controllo palla e 75 in agilità. Questo giocatore non è molto agile ma riusciva spesso a fare degli ottimi dribbling nonostante 79 in dribbling che non è molto. Inoltre con 79 in controllo palla, che non è molto anche questo, riusciva spesso a vincere molti rimpalli e contrasti con i difensori avversari. Il dribbling di Lulic quindi mi è particolarmente piaciuto, anche se devo dire che è un po' penalizzato dalle 3 stelle skills, che secondo me sono poche. Quindi vi consiglio di non fare skills con questo giocatore poiché saranno abbastanza lente. Passiamo al tiro. Tiro che si presenta con un 74 sulla carta, ma che si divide in un 67 di finalizzazione, 78 in effetto, 81 in long shot, 86 in potenza a tiro, 70 di testa e 62 in punizioni. Lulic, nonostante 67 in finalizzazione, quando si trovava davanti alla porta segnava sempre. E grazie all'86 in potenza a tiro, tirava di quelle botte che i portieri non potevano pararle assolutamente. Cioè, tirava delle botte assurde. I long shot di questo giocatore sono molto buoni e spesso pericolosi, anche se a me non ha mai segnato dalla distanza. Inoltre, le punizioni c'è da dire che sono pessime. Sarà difficile tirare le punizioni con questo giocatore, non c'entrerà mai la porta. Di testa invece mi è molto piaciuto perché, nonostante abbia solo un 70, riusciva spesso a prenderla anticipando i difensori e anche se non riusciva a segnare, era spesso pericoloso. Poi 78 in effetto, devo dire che non è molto e che in game si sente e non farà dei bei tiri in giro, ma saranno discreti. Ora passiamo al passaggio. Passaggio che si presenta con un 78 sulla carta e che si divide in un 80 in passaggi corti, 78 in passaggi lunghi e 86 in cross. I passaggi di questo giocatore sono molto buoni e soprattutto per l'86 in cross riuscirà spesso a mettere sulla testa dell'attaccante. I passaggi corti e lunghi invece non sono niente di speciale ma sono discreti. Ora passiamo al fisico. Fisico che si presenta con un 82 sulla carta, ma che si divide in un 78 di forza fisica, 71 in salto e 75 in equilibrio. Il fisico di Lulic è molto buono, infatti riuscirà spesso a resistere alle spallate dei giocatori avversari. Inoltre, nonostante 75 in equilibrio, cadrà raramente nei contrasti e riuscirà spesso ad andarsene dai difensori avversari con facilità. Poi 71 in salto, ma come ho già detto, riuscirà spesso a prendere di testa. Infine aggiungo come contro il work rate, che si presenta come medio-medio, che purtroppo lo fa tornare spesso in difesa. Infatti Lulic ha anche un 74 in difesa e ho trovato qualcuno che lo usava come ATS, terzino sinistro. Come voto gli do un 8 pieno perché mi ha veramente sorpreso, quindi se avete crediti provatelo, non ve ne pentirete assolutamente. Concludo qui la mia recensione, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, qui da Silver è tutto, bella!